Sinceramente non so di preciso perché sto facendo questo video, cioè so perché lo sto facendo, per condividere con voi dei pensieri che mi sono sorti durante la giornata di oggi. Ragazzi, è venerdì sera, quindi voi probabilmente il video lo vedrete domani, per condividere con voi questi pensieri, appunto, vi dicevo. E quindi è un video che sarà totalmente spontaneo, non mi sono scritta o preparata niente. Mi potete vedere, ragazzi, in pigiama, con i capelli totalmente sfatti, senza trucco, eccetera, e c'è un motivo legato ai pensieri che ho fatto, per cui appunto sto facendo questo video così, cioè totalmente scialla, senza imbellettarmi, senza farmi assolutamente niente. E mi scuso in anticipo se questo video dovesse durare tanto, però vi ripeto, non so neanche precisamente dove andrà tanto a parare il discorso, per cui è probabile che mi perderò un pochettino fra i pensieri. Questa mattina mi è capitato di imbattermi su YouTube in alcuni video che mi hanno fatto un pochettino pensare e che quindi appunto mi hanno portato a riflettere sulla questione di cui sto per parlarvi. I video in questione erano video di youtubers donne, principalmente, perlomeno quelli che ho visto io erano fatti da ragazze, in cui mostravano infinità di commenti. Comunque erano anche youtubers con un certo numero di iscritti, per carità, alcune magari anche con un po' meno, e nonostante questo comunque commenti del genere ce ne avevano a bizzeffe, questo giusto un attimo per farvi capire. Quindi per mostrare infinità di commenti in cui le persone le criticavano, le insultavano anche e le giudicavano appunto in maniera totalmente gratuita, ragazzi, per il loro aspetto. Cioè, il loro aspetto in che senso? C'erano magari alcune ragazze che avevano l'acne, ragazzi, però acne veramente molto molto accentuata, molto pesante, magari altre ragazze che non erano tutto sto trionfo di bellezza, e via discorrendo. Insomma, avete capito quello a cui voglio andare a parare. E non ve lo so dire, ragazzi, vedere questa cosa mi ha colpita, ecco, diciamoci la verità. Alcune fra queste ragazze erano magari ragazze che truccate, ragazze che nascondendo il proprio problema, per esempio, erano anche belle ragazze, per cui anche questo mi ha fatto ragionare su un altro aspetto di tutta questa questione. E quindi può vedere, ragazzi, tutta quella cattiveria, perché effettivamente si tratta di questo, si tratta di cattiveria, mi ha fatto riflettere tanto. Non so neanche veramente tanto come sviluppare il discorso, ragazzi, perché cioè mi sono fatta tipo un milione di pensieri oggi e non so tanto manco come esprimerli. Allora, prima di tutto mi sono detta, cioè, è possibile che in giro per il mondo ci sia così tanta cattiveria, ci sia così tanto giudizio facile, così tanta critica facile? E vabbè, questa domanda, ragazzi, mi rispondo già da sola dicendomi che sappiamo benissimo che internet può essere un posto bellissimo, ma può essere al contempo, può essere anche un posto veramente di merda. Adesso passatemi le parolacce, ragazzi. Un luogo dove ben sappiamo che è facilissimo, cioè di una facilità impressionante, poter criticare e insultare una persona. E questo mi ha poi portata a pensare ad un'altra cosa, cioè adesso togliendo la critica facile e l'insulto facile, no? Sono arrivata a pensare ad un'altra cosa, cioè possibile che, cioè sì, sono cose, ragazzi, che per carità sappiamo che accompagnano l'essere umano dalla notte dei tempi, no? Però possibile che davvero le persone debbano soffermarsi soltanto, cioè, sull'aspetto più esteriore di un altro essere umano? Cioè, è possibile che magari io debba considerare una persona una merda, considerare una persona schifosa, considerare una persona meno di me perché magari ha l'acne, per dirne una? Cioè, è questo che un pochettino mi indigna, tantissimo, ragazzi, perché è veramente incredibile con quanta facilità gli esseri umani possano soffermarsi soltanto su quello che vedono. Ed è una cosa veramente orrenda, perché sappiamo benissimo, ragazzi, che questo è solo un involucro, cioè quello che è l'essere umano è quello che ha dentro, principalmente, no? È la propria anima. E quindi
Cioè, io da sempre sono del parere che la cosa più importante in un essere umano è l'anima. Puoi pesare 40 kg, puoi pesarne 80, puoi pesarne 100. Boh, non so. È che per me è normale, tra virgolette, pensarla così. Cioè, pensare che il primo aspetto che vediamo è soltanto un contorno. Perché magari, cioè, puoi avere di fronte la persona più bella del mondo, ma avere di fronte a te uno stronzo patentato. E quindi, cioè, mi chiedevo come diavolo sia possibile che così tante persone si pongano a giudicare le altre persone solo ed esclusivamente da quello che vedono e non da quello che magari potrebbero conoscere. E per me questa cosa è veramente tristissima. Tristissima e inconcepibile, ragazzi. E quindi, cioè, vedere magari queste persone in questi video stare male perché magari ci sono persone che reagiscono in un certo modo, quindi persone che magari se ne fregano altamente dei commenti, dei giudizi così, delle critiche gratuite, e ci sono altre persone che magari invece si fanno abbattere da queste cose, non la prendono affatto bene, che magari ci stanno male. Quindi vedere queste persone stare male, alcune di queste stare male, ragazzi, mi ha ferito un pochettino, per quanto io non conosca minimamente queste persone. Mi ha ferito un pochettino perché appunto pensavo al senso generale di tutta questa questione, ragazzi. E quindi questo ragionamento mi ha portato a pensare anche ad un'altra cosa. Come vi dicevo prima, appunto, alcune di queste ragazze, magari mettendosi del trucco, sono veramente molto molto belle. E quindi questo ragionamento mi ha portato a poi fare un altro ragionamento sulla questione del truccarsi. Ragazzi, no? Allora, io non mi sono mai truccata in vita mia, cioè nel senso serio della cosa, ragazzi. Ultimamente men che meno, avrete sicuramente notato che non mi sto manco più mettendo il filo di eyeliner che prima mettevo praticamente sempre, sempre, sempre. E c'è una spiegazione a questo, e sicuramente le motivazioni che avevo prima sono state molto rafforzate da quello su cui ho ragionato oggi. La questione del truccarsi, ragazzi, io l'ho vista sempre come una questione un pochettino controversa, nel senso che la gente dice, le donne, vabbè, sono anche uomini che si truccano. Le persone dicono: io mi trucco per me stessa, mi trucco per me stessa. E questa frase mi sembra un pochettino contraddittoria, tra virgolette, anche se magari le persone pensano di non esserlo. Io credo che, boh, nel truccarsi, ragazzi, ci sia un pochettino di volersi fare accettare dagli altri. E io non so, ragazzi, se state seguendo il mio ragionamento. Io credo che truccarsi, magari in fondo, anche in maniera inconscia, significhi non accettarsi del tutto, perché il trucco rende più belli, questo è ovvio, e vuoi essere più bello per te stesso. Io penso che fondamentalmente ognuno dovrebbe accettarsi per com'è, perché in fondo sotto a quel trucco sei sempre come ti vedi allo specchio senza trucco. E quindi se non ti accetti prima di tutto per come sei senza trucco, la verità è che hai paura che anche gli altri non ti accetteranno per come sei senza trucco. Ed è per questo che quando si esce e si sta 3 ore davanti allo specchio a truccarsi per rendersi più belli, per far sì che gli altri ci apprezzino e ci accettino quando ci vedono in quel modo. E questa cosa a me non è mai tanto piaciuta, ragazzi, vi dirò la verità. Ecco, quindi mi ricollego al fatto perché io non mi sono mai davvero truccata. L'ho fatto per un brevissimo periodo, vi dirò, vi racconterò anche questa cosa. L'ho fatto per un brevissimo periodo, ragazzi, quando dentro di me, anche se non me ne rendevo conto, me ne rendo conto adesso, ero molto molto insicura e volevo a tutti i costi, credo, anche se appunto non me ne rendevo conto, piacere alle persone là fuori, a quelli che avrei incrociato per strada uscendo di casa. E quindi lì c'è bisogno di essere accettati, perché magari fondamentalmente dentro di te sei insicuro, non ti accetti per come sei realmente sotto quella cappa di trucco. E questa pure, ragazzi, la vedo come una cosa, non dico triste, vedo come triste, ragazzi, il fatto di non accettarsi per come si è.
Poi, per carità, un conto è avere problemi e non occuparsene e non cercare di risolverli, tipo, che ne so, hai un problema di obesità e te ne freghi, lì è una questione di salute prima di tutto. Ci sono poi casi e casi, per l'amore del cielo, quindi il punto credo sia stare bene prima di tutto con se stessi e prima di tutto per se stessi. Ed è una cosa, ragazzi, che nel mondo attuale è... non so se è diventata difficile. Sì, è diventata una cosa difficile, credo. Perché viviamo in una società, in un mondo che ci vuole tutti perfetti, ci vuole tutti bellissimi e direi quasi ci vuole tutti uguali. Io, ragazzi, vado là fuori e... che ne so, per esempio, gli adolescenti di adesso, che ne so, che hanno 14-15 anni. Adesso vi ripeto, non sono qui per giudicare nessuno, però vi dico quello che vedo attraverso i miei occhi, quindi un mio parere personale. Vado là fuori e, per esempio, gli adolescenti di 14-15 anni li guardo, ragazzi, e li vedo tutti uguali. Li vedo tutti uguali. Stesso modo di pettinarsi, stesso modo di vestirsi, stesso modo di atteggiarsi. E questa cosa mi dà una tristezza infinita, ragazzi, perché l'abbiamo sempre detto, un detto che si diceva sempre: il mondo è bello perché è vario, ma la verità è che non è più così. Non è più così. Siamo in un mondo che ci vuole tutti ugualmente perfetti. Credo sia una cosa totalmente sbagliata, perché non posso avere un problema di acne e avere paura di uscire di casa perché chissà cosa potrebbero pensare le altre persone di quello che ho in faccia. Ma sti cazzi, ragazzi. Ma purtroppo non tutti sono in grado di fregarsene. Ma perché questo, ragazzi? Le insicurezze, ma chi ce le ha messe in corpo, secondo voi? Il mondo che ci circonda, la società che ci circonda, quello che ci sparano in faccia ogni santissimo giorno della nostra vita, quel mondo che si è creato, che vediamo in TV o che vediamo su internet adesso, che vediamo su Instagram, di donne e uomini perfetti, un mondo fittizio, totalmente fittizio, ragazzi. E le insicurezze ce le fanno venire queste cose qua, ragazzi, perché se si insegnasse magari alle persone sin da quando sono piccole che ognuno nella propria imperfezione è perfetto, secondo me magari ci sarebbero meno insicurezze, ci sarebbero meno problemi, ci sarebbe meno panico, meno ansia, questo aspetto esteriore che ci tartassa continuamente, ragazzi, ci tartassa continuamente. Non so, tutta questa questione la vedo veramente molto triste, ragazzi, quindi tutta oggi sono stata a pensare a queste cose, al fatto di come molte persone si trucchino per mascherare il proprio io, pur di poter piacere alle altre persone, pur di poter piacere a te stesso. Ma non esiste, non esiste. Io devo guardarmi allo specchio e sì, per carità, ragazzi, ognuno magari non si vede così un granché. Io, per esempio, mi vedo bruttissimo, mi vedo orribile, ma mi accetto così come sono. Ed ecco che ci si ricollega la questione: perché non mi sto truccando manco più con l'eyeliner, per esempio, nei video. È vero, i miei occhi mi piacciono un po' di più con l'eyeliner, però vi dirò la verità, per quanto riguarda i video, quando in quei video in cui mi avete vista truccata, per esempio, non lo facevo per me. Lo facevo perché mi dicevo: così magari piaccio un pochettino di più alle persone che mi guardano. E non credo che sia un pensiero, un atteggiamento totalmente giusto nei miei confronti, e nemmeno nei vostri, forse. Perché se vi piaccio e vi piace quello che faccio, penso che vi piaccio a prescindere dal trucco che ho in faccia, vi piaccio a prescindere dalla forma delle mie labbra o dalla forma dei miei occhi o se ho dei brufoli. Pure io, ragazzi, ho la pelle imperfetta, ma non la nascondo, perché bisognerebbe andare oltre. Bisognerebbe andare oltre tutte queste cose, questi aspetti che secondo me sono veramente irrilevanti. Cioè, da diversi anni a questa parte si dà veramente troppa importanza alla superficie, ecco, alla superficie. Avete presente gli iceberg? Magari sopra li vedi piccoli così e sotto sono un'immensità. E purtroppo ci si limita soltanto, ragazzi, a vedere quella piccola parte che è in superficie, quando magari le persone sono un universo. Io non so se sono riuscita tanto a spiegare quello che avevo in mente e quello a cui ho pensato, spero sinceramente di sì, e ci tengo veramente tantissimo a sapere voi che cosa ne pensate di tutta questa questione. Quindi boh,
tutto qua. Io vi chiedo di nuovo scusa se magari non è stato tanto chiaro quello che ho detto. Mi auguro che tanti di voi esprimeranno il loro parere in commento, perché voglio sapere anche cosa ne pensano altre persone di tutte queste questioni. Quindi grazie veramente a tutti ragazzi, tutti quelli che hanno guardato il video per intero. Io vi mando un bacione gigantesco e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!